Un derby bruttino da parte del Rimini, alla fine l'obiettivo è stato raggiunto ma con tanta fatica. Sapevamo che era una partita facile, no? Ecco. L'abbiamo complicata un pochino noi con l'atteggiamento, con la paura, con l'insicurezza, poi queste partite quando non riesci a sbloccarle è normale che più passa il tempo più ti nervosisci e quindi è stato un brutto derby, ma prendiamoci la vittoria, quella che contava. Ecco, un Rimini che è sembrato anche un po' sotto ritmo a volte, anche nonostante la superiorità numerica nella ripresa. Nella ripresa diventava difficile anche giocare, perché loro effettivamente erano in 10, però chiusi tutti quanti dentro la loro metà campo. Abbiamo cercato di superare l'ostacolo con il possesso palla, senza buttare queste palle dentro che sarebbero state sicuramente buttate via. È normale che non abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, specialmente le punte si sono abbassate troppo, hanno lavorato poco in fase difensiva, hanno lavorato niente in fase di possesso, che si sono veramente mosse pochissimo, quindi era difficile trovare lo spiraglio giusto. E comunque, come dicevo prima, meglio portarci a casa questi tre punti e ce li teniamo ben stretti. È fuori dubbio che altre partite così sarebbe deleterio per noi. Qualche emozione particolare nel tornare ad avversario per la prima volta al Nanni? No, emozioni. Siamo uomini di campo e quindi ora sono allenatore del Rimini e ci tengo molto a far bene con il Rimini e vincere più partite possibili con il Rimini. È stata una bellissima parentesi l'anno scorso con il Bellaria, ma le emozioni, voglio dire, non ci sono. Devo pensare a me stesso, devo pensare alla squadra che sto allenando, tutto qua. Come sta Herrera, che è dovuto richiamare in panchina per un problema fisico? Herrera a fine riscaldamento ha sentito a gonfiarsi il tibiale, quindi non so se è stato una piccola storta oppure un risentimento muscolare. Ha provato a giocare e poi naturalmente col terreno duro così peggiorava sempre di più e ho dovuto sostituirlo. Gli esordi del primo minuto di Aya e Scarabelli e il ritorno di Marco Brighi. Sì, Marco speravo di farlo giocare meno in questa gara e invece ha giocato 90 minuti di buona intensità, quindi abbiamo tastato anche la sua fisicità e i suoi dolorini e ha tenuto bene, quindi questo è positivo. E Scarabelli, non essendo neanche lui di ruolo in quella posizione, ha fatto più fatica del dovuto. In questo momento avevamo poche scelte da quella parte lì e ha giocato lui. Aya? Aya va bene, anche se anche qui non è facile entrare nei meccanismi difensivi. È la prima partita che fa da titolare con Martinelli, quindi bisognerà lavorare molto su questi sincronismi, perché è normale che il reparto difensivo è quello che posso offrire di più. Il Rimini ha riscalato una posizione in classifica dal decimo al nono posto, ma è piena bagarre per quanto riguarda la lotta per la salvezza e anche per i play-off, perché insomma anche la retrocessione diretta è vicina un po' per tutte quelle squadre. Sapevamo che era un campionato così, che ci impegnava fino all'ultima domenica e quindi non scopriamo niente, le squadre si sono rinforzate tutte, abbiamo visto che ci sono risultati ogni domenica con un po' di sorprese, dobbiamo lottare fino alla fine, è normale che una vittoria in più ti può fare addirittura scalare 4-5 posizioni. E ora siamo a rincorrere, però voglio dire, siamo tutti lì. Una partita molto, molto difficile per noi, quindi che abbiamo retto bene su quasi tutto l'arco della partita, considerando appunto, come ha detto lei,
che siamo stati tutto il secondo tempo in 10, quindi in una partita del genere dove chiaramente per noi la parte dei raddoppi, insomma, dell'intensità della partita, di correre di più e meglio dell'avversario, erano le armi che ci potevano portare in fondo e giocarci qualche chance negli ultimi minuti di gara, dove la stanchezza magari dell'avversario o la pressione di dover ottenere il risultato poteva creare qualche spazio a noi nelle ripartenze e magari creare quei presupposti per fare il risultato. Ancora una volta ci troviamo in una situazione nella quale alla fine potevamo meritare un punto, ma ciò non è avvenuto. Io dico che comunque i ragazzi hanno fatto la prestazione giusta per cercare di fare del nostro meglio, di ottenere un risultato che per il morale dei ragazzi è fondamentale. Io faccio un plauso a tutti, soprattutto per il sacrificio, per la voglia di tenere il campo. Tutti assieme si sono aiutati, hanno fatto una partita veramente, veramente solida da questo punto di vista. È chiaro che Rimini ha trovato il gol con questa prodezza balistica, quindi tanto di cappello al giocatore, insomma alla squadra che hanno ottenuto il vantaggio su un bellissimo gesto tecnico, quindi queste partite giustamente si possono decidere anche in questo modo qui, quindi nulla da recriminare. Noi non siamo una squadra che deve recriminare, siamo una squadra che deve lavorare, deve tirare fuori ogni domenica una prestazione di questo genere qui. E io ne sono straconvinto che otterremo risultati, otterremo anche il premio per il lavoro svolto di settimana in settimana. Abbiamo sbagliato una partita da questo punto di vista, che è stata quella di Bra, sfortunatamente, diciamo, perché abbiamo proprio sbagliato partita noi, ma le altre partite sono state veramente giocate con grossa intensità, con grossa padronanza di quelle che sono le nostre caratteristiche, quindi ritmo, tanta intensità, togliere spazio e tempo all'avversario, e credo che qualche problema lo abbiamo creato, e in futuro alle squadre che incontreremo creeremo ulteriori problemi per arrivare ad ottenere qualche risultato che credo sia veramente meritato per questi ragazzi soprattutto. L'espulsione di Zillo? L'espulsione di Zillo è un'espulsione di doppia ammonizione, sono cose che capitano nel calcio, magari ci si può gestire un pochino meglio, ma questo fa parte dell'esperienza, partita dopo partita, che un ragazzo giovane può fare. È chiaro che noi siamo andati in 10 nel momento, diciamo, un po' cruciale della gara, dove più passava il tempo, più il risultato rimanendo così in bilico, noi potevamo creare veramente i presupposti, perché no, di fare anche bottino pieno, insomma, comunque guardare avanti, prendiamo insegnamento dalle esperienze. Io assolutamente non posso scindere da questa filosofia, proprio perché sto imparando secondo dopo secondo, sto cercando di dare il mio meglio, facendo probabilmente anche errori, non voglio assolutamente mettermi in disparte, anzi mi prendo tutte le mie responsabilità. Però oggi, ragazzi, dal punto di vista del sacrificio, dell'unione, dello spirito di squadra, dell'intensità che hanno messo in campo, non si può che essere contenti. Adesso martedì ci riprendiamo, ritorniamo al nostro lavoro e noi domenica dopo domenica daremo del filo da torcere a tutti, questo è sicuro. Sì, ricordo la palla da Giovanni, mi è arrivata la palla, io sono stato subito propenso a stopparla in direzione della porta per poi calciare. La palla mi si è alzata un po' e allora lì non ci ho pensato due volte, ho cacciato di prima intenzione. Fortunatamente è andata sotto il 7 e il portiere è stata imparabile. Una gran bella prodezza balistica e poi la corsa verso i tifosi biancorossi. Sì, è stato un gran bel gol e la corsa sotto i tifosi è stato anche uno sfogo personale, perché ovviamente ci sono stati un po' dei mugugni, ecco, dei tifosi, che capisco anche loro, veniamo da risultati un po' negativi, quindi ovviamente a un giocatore dispiace questo, però dai, fa parte del calcio, è anche bello così. Un gol molto importante il tuo, perché oggi il Rimini aveva solo un verbo, vincere, a propria disposizione. Sì, si sa che quando hai solo un risultato su 3 disponibili magari a volte entri anche un po' con la testa un po' contratta, però oggi non abbiamo mai perso la testa fino alla fine e direi che alla fine siamo riusciti a strappare questi 3 punti davvero fondamentali. C'è una dedica per questo gol?
No, la dedica va alla squadra, la dedica va alla squadra che sul campo ogni giorno lottiamo e sudiamo, e quindi va a loro e ai tifosi. Un derby oltremodo difficile per il Rimini oggi? Sì, molto difficile, perché sentivamo un po' la pressione della vittoria obbligata. Oggi è chiaro che tutti si aspettavano i tre punti, forse qualcuno se l'aspettava più facile di quella che è stata, anche se ecco, nessuno ci aveva detto che il Bellaria avrebbe fatto una partita arrendevole, insomma, e oggi l'hanno dimostrato. Si sono difesi molto bene, non hanno creato praticamente niente, però ecco, soprattutto dopo l'espulsione si sono chiusi ancora di più ed era difficile creare occasioni limpide. Non è stato un bel Rimini, va detto. No, penso sia una cosa che hanno visto tutti, però come ho detto prima la cosa più importante oggi era portare a casa i tre punti. Ci siamo riusciti forse quando in tanti non ci credevano più, e credo che questo sia un bel segnale per il proseguo della stagione. Le tue sensazioni anche sul piano fisico per questo rientro? Ma è chiaro che non posso essere al top, è stato un mese lunghissimo questo di gennaio fuori, però penso che ecco, il 90-85 minuti di oggi possano solo servire a rientrare più presto in forma. Ormai non c'è più emozione quando affronti Dex e il Bellaria, no? Come ho detto in settimana, tante troppe facce nuove rispetto ai miei anni, quindi niente. Riccardo, oggi un derby difficilissimo per il Rimini, alla fine ci ha pensato Spinosa con quella prodezza balistica a risolverlo. Sì, è stata una partita veramente difficile. Io penso che se non ci fosse stato questo Eurogol di Marco, la partita non si sarebbe sbloccata. Abbiamo fatto molta fatica perché si sono messi tutti dietro e noi non avevamo praticamente idee. Infatti non è che ci hanno messo in difficoltà, ci siamo messi in difficoltà da soli. Nel primo tempo ci hai provato diverse volte, soprattutto sugli angoli battuti da Herrera, però non sei mai riuscito a impensierire Dedeo. C'è un po' di rammarico perché ho avuto un paio di occasioni che potevo buttare dentro, potevo fare meglio. Soprattutto nel primo tempo ho tirato di testa e l'ho toccata con la spalla, l'ho deviata da solo e questa è stata un pizzico di sfortuna che non me l'ha fatta buttare dentro. Anche il secondo tempo ho avuto un altro paio di occasioni. Oggi non doveva entrare. All'andata era assente per squalifica, c'è stata un po' di emozione nel ritrovare quello che l'anno scorso è stato il tuo stadio? Sì, ci sono state le emozioni perché ho avuto dei buoni ricordi dei 2 anni e mezzo passati qua a Bellaria, però il fatto che dovevamo vincere a tutti i costi questa partita metteva un po' di sparte le emozioni. Quali sono innanzitutto le tue sensazioni, visto che era da un po' che non giocavi 90 minuti filati come è accaduto oggi? No, fisicamente non posso che essere contento, perché comunque non giocavo da maggio, l'ultima partita ufficiale l'ho fatta a maggio, quindi sotto questo aspetto mio fisico sono felice per la vittoria anche della squadra, perché comunque queste partite sembrano facili all'apparenza ma poi non sono facili, soprattutto con una squadra che non ha niente da perdere, che si sbilancia e non ha nessun interesse né a vincere né a pareggiare. E noi però siamo rimasti in partita fino alla fine cercando sempre le trame giuste e diciamo il buco giusto per far gol, diciamo. Come ti sei trovato in coppia con Martinelli al centro? No, mi sono trovato bene, ovviamente dobbiamo migliorare tutti insieme dei meccanismi, però non, come primo approccio è stato positivo. Mi sono trovato bene anche con Scarabelli a destra e Tommy a sinistra. Dobbiamo migliorare qualcosina, però comunque mi sono trovato bene. È stata una partita, diciamo, difficile, ma è un po' l'emblema di un campionato dove nessuno, neanche la penultima della classe, regala nulla. Ma è giusto che non si regala nulla, se scendono in campo giustamente loro vogliono fare la loro partita. Ripeto, per me è stata una vittoria importante perché ho visto una squadra che per 90 minuti ha voluto vincere. Loro hanno fatto solo un tiro in porta su una situazione, su un cross dove non eravamo disposti bene in area, a mio modo di vedere,
però comunque la squadra per 90 minuti ha cercato la vittoria, ci sono state delle occasioni sia su palla inattiva che su delle trame offensive, quindi penso che la squadra ha cercato di vincerla. Questa partita sarebbe meglio magari sbloccarla all'inizio, però non sempre si riescono a sbloccare, quindi siamo stati bravi a non perdere la testa e a cercare il gol. Matteo Sartori, oggi un buono scampolo di gara per te, subito un palo e poi un tentativo di rovesciata, quindi sicuramente hai fatto più te in pochi minuti che i tuoi compagni di reparto nei restanti minuti, insomma, di gioco prima del tuo ingresso. I miei compagni hanno fatto bene, hanno dato il massimo, ovviamente le forze fresche quando entrano in campo si vedono, le attirano anche in 10 e io poi ero carico da giovedì, ho una voglia pazza di giocare e di dimostrare. Quindi ringrazio i miei compagni per l'opportunità che mi hanno dato, perché la palla mi ha messo una bella palla, e ho avuto sfortuna, poteva entrare invece che prendere il palo. Arriverà prima o poi. C'è stato anche un pizzico di sfortuna però nell'occasione della prima soprattutto, nella seconda era centrale la conclusione. Sì, la seconda l'ho presa un po' più forte e me l'ha parata, la prima invece mi è partita bene, un po' palombel forse, non ricordo bene. Ho visto che ha preso il pallo interno e poi è uscito, non so come ha fatto. Forse qualcuno dall'alto che ha un malocchio. Soddisfatto comunque di questo scampolo di gara anche per cercare di convincere il mister a darti più spazio? I miei compagni sono tutti molto forti, quindi è molto dura. Io cercherò sempre di dare il massimo, il mister lo sa. E spero che prima o poi conquisterò i miei obiettivi. Beh, sicuramente non abbiamo sfigurato, abbiamo cercato di tenere sempre la difesa molto alta, come si è potuto vedere dal campo, abbiamo cercato di difenderci perché in 10 giustamente il secondo tempo potevamo solo difenderci e ripartire, e poi è stato bravo il numero 8 a trovare l'Eurogol, e abbiamo dovuto, però era troppo tardi secondo me, abbiamo preso gol al 40esimo se non sbaglio, e abbiamo dovuto provare a recuperarla ma non ci siamo riusciti. La migliore occasione per il Bellaria, il tuo palo? Sì, è il terzo di fila, speriamo che il quarto vada dentro. In effetti sei un po' sfortunato ultimamente, hai un conto aperto con i legni. Sì, speriamo che la prossima vada meglio e sicuramente il gol speriamo che verrà. Se il mister mi chiamerà in causa io cercherò di dar sempre il meglio come ho sempre fatto e speriamo che giri la fortuna anche per noi.